In questo momento anche la cultura diventa digitale, in tutto il mondo si sta parlando di temi appunto di innovazione digitale che entra nella cultura e in particolare per le giovani generazioni questo potrebbe essere la chiave di lettura per leggere la nostra storia e soprattutto le nostre storie. Per questo per me e altri giovani del territorio e della città il laboratorio aperto di Rimini potrebbe essere la sede o in qualche modo il luogo per ospitare una community di un format che sta nascendo e che è già nato in Italia di Museo Mix. Museo Mix è un format di 3 giorni nel quale professionisti di varie tipologia entrano nel museo e cercano di remixare le collezioni. Che cosa significa remixare? Vuol dire dare una nuova chiave di lettura attraverso il digitale, attraverso le nuove tecnologie, attraverso uno storytelling diverso delle collezioni permanenti del museo. Il nostro museo ha bisogno della nostra comunità, ha bisogno di essere vissuto come un habitat e come in un qualche modo il libro della nostra storia e del nostro futuro. E Museo Mix si svolge in 3 giorni e in questi 3 giorni si chiameranno da tutto il mondo, da tutta Italia, persone con competenze di vario tipo, per poi creare delle squadre formate da 6 persone e queste 6 persone tutte con competenze diverse. Un designer, un maker, un esperto di contenuti, un mediatore culturale, un programmatore e un comunicatore. Queste 6 competenze per 3 giorni, 24 ore su 24, se ne siete capaci, lavoreranno per creare dei prototipi o comunque dei piccoli progetti per meglio leggere appunto le collezioni permanenti. Vi faccio un esempio. Pensate che in 3 giorni io ho creato un prototipo di realtà aumentata. Quindi, ad esempio, era un museo di storia romana, io ho creato con chiaramente la mia equipe un video a 360 gradi dove poi messo nell'Oculus Rivolus con anche poi la piattaforma e con degli elementi di realtà aumentata abbiamo catapultato il visitatore nel museo, però dove davanti aveva un romano che gli raccontava come funzionava il sistema di riscaldamento a pavimento. Oppure l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo creato un'app un'app gioco dove tu girando per il museo tipo, trovavi qualche indizio per poi identificarti nel romano in modo tale da farti capire che l'identità romana è la nostra stessa identità. Ma ho visto creare bot con giochi appunto per leggere meglio il museo, addirittura touchscreen. Chiaramente più siamo, più attrezzature abbiamo e più ci divertiamo e la fantasia non avrà assolutamente limiti.